quella di cui ci occupiamo è una storia che ha origine nel cuore dell'Italia centrale, in Toscana, a pochi chilometri da Siena, dove sono custodite alcune tavolette raffiguranti il protagonista di un mistero che cercheremo di comprendere. Siena, dal 1995 decretata Patrimonio dell'Umanità, con la sua incredibile Piazza del Campo, dall'originale forma a conchiglia, e dove ogni anno si celebra l'appassionante palio. Qui si erge la Torre del Mangia, da cui, saliti i suoi 500 scalini, si apre una vista a mozzafiato su tutta la città e sull'intera piazza. Il campo, come lo chiamano i senesi, è un luogo unico al mondo. Una valva di conchiglia che misura una circonferenza di 333 metri, inclinata verso mezzogiorno e racchiusa da una linea continua di edifici storici. È composta da 9 spicchi, delineati dal bianco travertino che spicca sul rosso della pavimentazione in cotto e in contrasto con i colori sgargianti della celebre Fonte Gaia, capolavoro di Jacopo della Quercia. A pochi passi dalla piazza troviamo uno dei massimi capolavori del gotico italiano. Si tratta della cattedrale di Santa Maria Assunta, meglio conosciuta come il Duomo di Siena. Costruita tra il 1215 e il 1263, si presenta con pianta a croce latina, transetto, cupola e campanile. Marmi di colore bianco, verde e nero si alternano magicamente, sia all'interno che all'esterno. Dentro il Duomo possiamo ammirare la fonte battesimale, esagonale e realizzata in marmo, bronzo e smalto. Il pulpito è di Nicola Pisano. La sala affrescata è divisa in 3 navate da 2 grandi colonne, un esempio di arte gotica di rara bellezza. Proseguiamo, perché la storia che stiamo narrando ci porta nel fiabesco territorio di Chiusdino, un piccolo borgo in provincia di Siena, sulle tracce della leggendaria Spada nella Roccia. Tutto sembrerebbe condurci alle gesta del celebre Re Artù, della cui reale esistenza si discute ancora oggi. È possibile che la leggenda di Re Artù si sia ispirata a una vicenda realmente accaduta qui, in Toscana, alla fine del XII secolo? L'oggetto che stiamo cercando si trova al centro di una piccola chiesa rotonda che sorge in località Monte Siepi. È qui, sotto a una cupola formata da 24 cerchi concentrici.
Si tratta di una spada incastonata nella roccia. Secondo la tradizione, sarebbe appartenuta a Galgano Guidotti, un nobile cavaliere che abbandonò le armi per condurre una vita di preghiera. Fu proclamato santo a soli 4 anni dalla sua morte e in suo onore furono costruite 2 chiese, quella in cui ci troviamo, l'eremo di Montesiepi nel 1185 e l'imponente abbazia di San Galgano ai piedi della collina. Destinato a diventare un nobile cavaliere fin dalla nascita, Galgano cambiò radicalmente vita in seguito a una visione dell'arcangelo Michele, avuta proprio qui, in questo luogo. Galgano sguainò la propria spada e la piantò capovolta nel terreno, trasformandola in una croce da adorare. Secondo le fonti medievali, la spada si saldò nel terreno per intervento divino. Gli studi hanno confermato che si tratta di un'autentica spada del XII secolo, lo stesso periodo in cui furono composti i primi racconti sulla figura di Re Artù. Una delle numerose coincidenze che collega le due storie, quella di Galgano Guidotti, di cui si possiedono fonti certe, e quella di Re Artù, che al contrario rimane una leggenda. A poca distanza dall'eremo di Montesiepi sorge l'imponente abbazia di San Galgano. Edificata dai monaci cistercensi, secondo le regole dettate da Bernardo di Chiaravalle. Orientata verso est, costruita nelle vicinanze di un fiume e lungo un'importante via di comunicazione, in poco tempo divenne un centro economico e culturale di primo piano in tutta l'Italia centrale. Oggi, dell'antica maestosità di questa struttura, lunga 70 metri e larga più di 20, rimangono solo rovine. Nel 1300 carestia, peste e saccheggi misero in crisi la comunità dei cistercensi. Nel 1500, ormai un solo frate abitava all'interno dell'abbazia. Infine, nel 1789, la chiesa fu sconsacrata e definitivamente convertita ad altri usi. Oggi, oltre all'abbazia, rimangono solo una piccola parte del chiostro, la sacrestia, la sala capitolare, lo scriptorium e le celle dei monaci. E nonostante sia difficile intuire l'antico splendore di questo luogo, il suo fascino rimane incredibile.